serata un po' particolare perché sancisce il ritorno della ginnastica Rasco-Picena. E quindi già solo per questo dovremmo farci tutti un applauso. Siamo tornati in un impianto ad Rasco-Picena. E devo dire che in questo ci ha messo lo zampino sicuramente l'assessore allo sport di Rasco-Picena. Adesso volevo sapere da voi che, come al solito, sapete che noi qui stiamo a casa, ci vediamo 5 minuti prima, non sappiamo, io personalmente non so cosa succede, quindi dobbiamo vivere la serata assieme. E quindi, Ugo, dove sei? Adesso vi facciamo andare via e no, facciamo benissimo, perfetto, mi fa il regista. E quindi, proprio perché siamo riusciti, grazie all'assessore allo sport di Ascoli, Massimiliano Bugni, a ritornare, far ritornare la ginnastica qui alla scuola di Vicenza, e a questo punto diamo la parola proprio a Massimiliano Bugni, che è qui con noi. Grazie, assessore. Grazie a tutti, grazie della presentazione. Sono veramente contento che oggi le ragazze tornano, i ragazzi ad Ascoli. Qualche tempo addietro ci conoscevo con tutto quanto il suo staff e vidi che andava un po' fuori dalla nostra città, e allora iniziamo da quel momento a collaborare, a vedere la possibilità di far crescere sempre di più la ginnastica artistica nella nostra città. Iniziamo da stasera con questo saggio e dall'inizio vedo proprio scoppiettante questa sfilata veramente bellissima, ci fa già presagire quello che accadrà successivamente. Ma fa anche molto piacere poter dire a tutti quanti gli amici qui che vengono per vedere questo saggio che il Comune di Ascoli ha insieme a tutti quanti gli amici della ginnastica Ascoli un progetto in itinere, che è quello di creare una palestra ad hoc solo esclusivamente per la ginnastica artistica ad Ascoli. Ed è forse grazie, io dico, ogni anno
grazie a questa fisioterapista, tra virgolette, che si chiama Paola, che uno riesce a seguire così bene i nostri figli. Quindi un applauso alla fisioterapista Paola. Grazie Paola. Stiamo quasi per completare lo schieramento. Bene.
esperta, capito? Mariana li sa fare tutti, tutti gli animali, tutti. Thank you.
Ugo, il programma praticamente serve per sventolarsi, giusto? Ah, ecco, quindi chi ce l'ha lo usa per sventolarsi, per il programma dei due che non ci sono. Chiaretta, Chiaretta, buona e bella, com'è lei? Ormai è uscita fuori qua, questa l'altra, e hai rubato tutto il giorno. Perché? Ce ne stanno tante, tante, tante che vogliono fare adesso. Se facciamo tutte, 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 va a finire prima. Allora abbiamo Maria, tu hai citata scelta. Allora, speriamo che facciamo così. Chi è che porta già? Tu partiti da ferma? Vai. Scusa, la musica, la musica? La musica di Chiara, ce l'avete? Ugo, lo so che tu ci metti alla prova, ma ogni volta è una dura prova. Questa è mia stavolta, Allora, dato che non chiamo Michele, Michele è il signore che ha fatto delle belle pubblicazioni del programma. Tutte le cose che stanno adesso in questo momento sono di Michele, quindi non solo la prova, ma dai l'occhio e io lo faccio un po'. Nel frattempo, Gigi. Siamo pronti, Sì? Sì? Allora, vai. I wasn't looking for this, but now you're in my way.
ma magari spieghiamo un attimo anche la difficoltà dell'esercizio 1, eh? Prego, andate. Questi serpenti di legno si chiamano Conch Bauman, un attrezzo vecchiotto che è andato in disuso, però molto simile, richiede forza di braccio, gambe, addominali, dorsali, insomma, sono faticose. E si usavano prima del 900. Bauman era un maestro contadesco che le ideali nel periodo si usavano. Quindi tu li usi per punizione? Sì. Dai, sì, un bel saluto per le cose magari che sono così. Ok, ci sei. Ciao.
Comunque, bisogna presentare Angelica con il suo esercizio particolare. Yeah.
se stessi, con questi giochi, a conoscersi meglio. Nessuno è escluso, comunque tutti affrontano la situazione con le capacità attuali. Quindi è importante, è importante. Bravo, hai detto una cosa bellissima, merita un applauso questa cosa che hai detto. Bravo. Quelli che non hanno fatto prima il trampolino, adesso fanno il trampolino.
Thank you.
Allora, una volta di Arianna, promesso, sì, che avrei detto le sue parole, quello che pensa lei della ginnastica, prima del suo esercizio. Che cosa pensa la ginnastica Arianna? Che la ginnastica è la libertà di esprimere con il corpo mille emozioni e sensazioni. È rispetto, amicizia e unità. Bravissimo. Thank you.
Thank you.
aspetta.
Sicuro che ci siamo? Allora, piccoline, dritte, buone, non salutate, salutate loro. Allora, siccome questo è l'ultimo esercizio, poi faremo la sfilata, due ringraziamenti, mi sono raccomandati di non far venire il pubblico qui, quindi per i saluti ci salutiamo lì. Perché se siete qua il custode c'è da venire. Va bene? Non è spostato il francese. Allora, pronti? Speriamo che non è pronto. Ehi Cenerentola, sei pronto? Tu hai finito a salutare Angie? Angie? Sono qui. Dritto. Angie, piedi uniti. Braccia giù. Pronti? Giù. E due.
Non hai più voce, vero Ugo? Sento che non c'è più voce proprio. Non riesci a dire più nulla, vero? Devi urlare di più. Prova un po' a urlare di più. Prova. Ce la fai? Ce la fai? Adesso. Bye.
guardarci, ma che diciamo ce l'ho per valta la pena. Grazie. Thank you.
dato lì.